Ben ritrovati nella mia cantina, ragazzi. Oggi facciamo una video degustazione particolare, anzi non è una video degustazione, è un approfondimento. Vi avevo promesso un approfondimento, degli approfondimenti in questi video del nuovo anno, del 2018, e il primo approfondimento che faremo riguarda i bicchieri. Però in che termini? Non andrò a parlarvi di bicchieri nel senso di tipi di bicchieri, di forme di bicchieri utili, ideali, giuste per bere, per degustare un vino piuttosto che un altro, un bianco, un rosso, una bollicina, un passito, eccetera, eccetera. Vorrei parlarvi di bicchieri e ciò che e ciò, diciamo, come loro si comportano quando si va a bere un vino piuttosto che un altro. Nello specifico vorrei fare, e lo faccio con la bollicina semplicemente perché si capisce un po' meglio, perché c'è la bollicina, per l'appunto c'è il perlage che ci aiuta a capire come il bicchiere si comporta, proprio un'analisi visiva ci aiuta per l'appunto a capire come i tipi di bicchieri si comportano in maniera diversa quando si va a degustare un vino. Ovviamente tralascerò tutte le questioni legate al come si riempie un bicchiere, due terzi del bicchiere, ci deve essere lo spazio giusto per poter far areggiare il vino e quindi dare modo al naso di avere, e quindi agli aromi, di potersi sprigionare in qualche modo e di poter arrivare fino alle narici nasali per poter essere poi apprezzate dal nostro senso dell'olfatto. Quindi tralasciamo tutto questo e tralasciamo per l'appunto i vini, i tipi di bicchiere con i vini, eccetera eccetera. Vorrei però parlarvi più che altro del bicchiere ISO, che è questo di centro. In realtà non è un vero e proprio ISO in termini di forme dal punto di vista, ecco, normativo, però in termini di proporzioni è riconducibile tranquillamente ad un bicchiere ISO in termini di proporzioni, e non solo. Allora, abbiamo tre bicchieri davanti, partiamo da questo qui, poi passiamo a questo e infine ISO. Allora, innanzitutto possiamo vediamo come il primo bicchiere sia molto più panciuto rispetto all'ISO. Faccio sempre il paragone col bicchiere ISO: molto più panciuto sulla base rispetto all'ISO e più bassa, diciamo, la bevuta, quindi la lunghezza del calice, la dimensione del calice è più bassa rispetto all'ISO. Questo qui ha un calice più o meno che in termini di lunghezza si paragona a quello dell'ISO, ma è comunque più panciuto come bicchiere a livello di diametro, quindi la circonferenza del nostro bicchiere è più panciuta, e in termini di bevuta, quindi proprio di calice, più o meno l'altezza si equipara a quello dell'ISO, ma il bicchiere è nettamente diverso. Si equipara per il semplice motivo che ha il gambo un po' più lungo, la base del bicchiere è un po' più lunga. Però quello che vorrei farvi vedere, legato proprio alle bollicine, perché poi sì, va bene, beviamo un vino fermo, più o meno ce la giochiamo con tutti e tre, anche se l'ISO, cioè costui, questo bicchiere qui, è sempre quello che dovrebbe essere utilizzato in una degustazione. Però in termini di bollicine, quindi quando si degusta una bollicina, ora ho preso una bollicina un po' a caso, l'ho messa nei tre bicchieri, l'ho versata nei tre bicchieri e sto osservando il comportamento della bollicina nei tre bicchieri. Cominciamo dal primo. Allora, io spero che voi possiate vedere, forse si vede meglio qui. Allora, in realtà non lo so se si vede granché, leviamo un po' di patina, di condensa che si fa per via del fatto che il bicchiere è un po' freddo, lo muovo io. Vabbè, questo è il primo bicchiere. Comunque, in tutti i modi, quello che vorrei dirvi ve lo dico io: in questo bicchiere qui è un bicchiere corto,
un po' pancio, un po' largo alla base, corto, il calice non è molto alto, possiamo osservare come la bollicina, quindi il perlage, stia quasi svanendo. È un perlage che è estremamente fine adesso, considerate che l'ho versato nei tre bicchieri da circa 2-3 minuti più o meno all'inizio della nostra del nostro approfondimento. Il perlage in questo bicchiere qui sta quasi svanendo, è quasi praticamente assente. E chiaramente andando a degustare un vino, una bollicina, su questo bicchiere si potrebbe arrivare, diciamo, ad una conclusione potenzialmente sbagliata. Vediamo su quest'altro bicchiere, io ve lo avvicino sempre, però non so, non ho più pallida idea se possiate vederlo, credo di no, perché la bollicina, la telecamera, diciamo, si confonde con le bollicine anche in superficie, però sembrerebbe che qui possiate vederlo. E perché in realtà qui si vede più? Non è un caso che in questo bicchiere si vede di più. In questo bicchiere, chiaramente io non so come i bicchieri sono fatti, e quali sono le caratteristiche e le variabili chimico-fisiche che si vanno a concentrare e ad alternare per poter far sì che la bollicina qui si veda in un modo piuttosto che in un altro. Qui so dirvelo il perché. Questi altri più o meno sono dei bicchieri comuni che si possono trovare in parecchie degustazioni. Allora, la bollicina qui come si comporta? Innanzitutto è confusa. Qui la bollicina è distribuita su tutto il bicchiere e sale come come, diciamo, un vortice di micro pesciolini che salgono su a vortice lungo la superficie, verso la superficie del mare. È una bollicina che risulterebbe già più grossolana rispetto a questa, ma se per il semplice fatto che questa bollicina qui è quasi evanescente, sta quasi per andar via, come vi dicevo prima. Quindi qui la bollicina risulta più grossolana, è ancora persistente, ma è una bollicina confusa che va un po', che parte dalle pareti addirittura del bicchiere, dalla base del bicchiere, dalla parete di destra, e sale su in maniera molto ma molto confusa. E questo lo possiamo notare anche guardando la superficie dei bicchieri. In questo, ripartiamo dal primo, avremo una distribuzione, diciamo, del gas in superficie che si manifesta più lungo le pareti e un pochettino al centro, perché nonostante questo bicchiere faccia risultare la bollicina quasi evanescente, però devo dire che le bollicine partono più o meno da una base comune, da un punto comune, chiamiamolo fuoco, come è tipico della parabola in matematica, no? Ci assomiglia un po' il calice del bicchiere ad una parabola. Ma passiamo all'ISO. Guardate che bellezza. Ora io chiaramente ve lo avvicino, sposto questo cercando di non far cadere nulla, ve lo avvicino. E vi dico subito una cosa, mentre cerchiamo di guardarlo, cerco di farvelo vedere il meglio possibile. Allora, guardate l'ISO come si comporta. Allora, questo è un bicchiere che in termini di proporzioni è un ISO. È un bicchiere che, oltre a tutto questo, cioè rispettare le proporzioni della Standard Organization, presenta anche quattro puntini, chiamiamoli quattro smerigliature, piccoli forellini, nemmeno forellini, proprio delle smerigliature sulla base, quindi tra l'attacco del gambo e l'inizio del calice, chiaramente all'interno del calice dove verrà versato il vino. Cosa permettono queste quattro smerigliature? Permettono alla bollicina di distribuirsi in maniera del tutto uniforme, precisa, che parte esattamente dallo stesso punto che, ripeto, chiameremo fuoco, così per semplicità. Quindi la bollicina parte dal fuoco, è distribuita quindi in maniera uniforme anche all'interno del bicchiere, e sulla superficie ce ne accorgiamo perché vediamo una leggera distribuzione lungo le pareti, ma questo è tipico di tutti i bicchieri, un pochettino il gas si distribuisce proprio per forza fisica, per forza meccanica si distribuisce lungo le pareti, ma vediamo al centro una distribuzione perfettamente uniforme. Non solo,
Se riusciamo a guardare la bollicina, se riuscite anche voi a vedere la bollicina, qui noteremo che la bollicina è esattamente come deve essere, cioè una bollicina che ha un perlage che mi aspetterei da un vino di questo tipo dopo averlo per l'appunto versato da circa ormai 5 minuti in un bicchiere. È persistente, precisa, parte dal fuoco e si distribuisce in maniera uniforme nel bicchiere, cosa che non succedeva né in questo e né in questo, cioè nei due bicchieri lungo le fasce, diciamoli così, no? Quindi questo per dire il primo approfondimento, no? Che si diceva negli altri video, volevo farlo. Questo per dire che cosa? Che a volte, ora faccio una piccola parentesi, guardate qui, la bollicina in questo bicchiere si sta distribuendo in maniera assolutamente casuale. Adesso ha cominciato a distribuirsi sulla parte sinistra del bicchiere in maniera assolutamente confusa e continua ad essere poco persistente. Su quest'altro bicchiere invece la bollicina rimane sempre molto confusa e grossolana. Questo per dirvi, ritorno a dire questo, che a volte anche quando si degusta, anche quando i professionisti, i sommelier di professione degustano, bisogna stare molto attenti a che tipo di bicchiere si usa, soprattutto quando si vanno a degustare delle bollicine, perché l'analisi del perlage è una variabile, è un aspetto fondamentale nell'analisi di una bollicina, che sia essa un metodo classico, un ancestrale o uno Chermat. La bollicina è una variabile importante e fondamentale dell'analisi gusto-olfattiva, un aspetto visivo ovviamente, di un vino, di una bollicina. Quindi mi raccomando ragazzi, chiaramente in compagnia con gli amici beviamo in qualsiasi bicchiere ci venga voglia di bere, perché per il semplice rimanere in compagnia, perché ci piace, è divertente stare in compagnia con gli amici. Però quando si fa una degustazione sappiate che l'importanza del bicchiere, soprattutto in presenza di bollicine, può fare la differenza. Io vi saluto, salute, e me lo bevo anche. Ciao.